Avvocato, quando Renzi lanciò la proposta, la Leopolda, la proposta dei comitati civici, lei rispose presente. Ma cosa sono i comitati civici? I comitati sono un'aggregazione di persone che hanno alla base comuni sentimenti, comuni, una condivisione di principi assoluti che vanno al di là poi delle legittime diverse sensibilità politiche. È un modo per fare politica dal basso senza necessariamente e immediatamente avere ruoli o incarichi. È una necessità di discutere, di diffondere determinati concetti. Oggi siamo nel mondo della disinformazione, dove gli slogan valgono più dei principi, spesso elaborati da millenni di civiltà giuridica, ecco, e scientifica. Noi cerchiamo di riportare come protagonisti quelli che sono dei principi. Come si sta radicando all'interno della città di Foggia il processo dei comitati civici? Devo dire che la provincia di Foggia è tra le più vivaci da questo punto di vista a livello pugliese e anche nel sud Italia. Infatti l'incontro regionale dei comitati sarà fatto a Foggia il 2 febbraio. Daremo naturalmente degli aggiornamenti più avanti, però è già un bel segno. Ecco, in un periodo di slogan di governo che ormai va a tirata leghista, c'è ancora spazio per Renzi? Ma non è questo il punto del nostro impegno, quindi non è una domanda alla quale mi sento di rispondere. Negare che Renzi sia uno dei leader, forse l'unico leader esistente in Italia, in un certo ambito, perché certamente la Lega ha un grande leader come Salvini, che per il suo elettorato penso che sia la persona perfetta, per tutti gli altri diciamo onestamente un po' meno,